Onda Libera oggi a Fano, alla Memo, per la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del progetto Storie straordinarie in tutti i sensi, che è una rassegna dedicata alla cultura della diversità e della disabilità. Qui con noi c'è Valeria Patrignani, che è la responsabile dei servizi pubblici della Memo. Valeria, ci puoi descrivere un pochettino quella che è la rassegna che avremo nel mese d'aprile? Certo, tanto grazie. Allora, la rassegna si svolgerà tra l'1 e il 6 aprile. Sono una serie di appuntamenti tutti dedicati, appunto, come dicevi, all'educazione, alla cultura della diversità e della disabilità. Al centro di tutto c'è una mostra di libri speciali e di libri e di storie che parlano di diversità e di disabilità. Intorno a questa mostra poi si articolano una serie di incontri, sono incontri dedicati alla formazione, all'approfondimento che appunto tenuti da professioniste del campo e che si rivolgono soprattutto ad insegnanti ma anche ad adulti in genere che in qualche modo si trovano a contatto, dover vivere insomma la situazione della disabilità. E poi però abbiamo anche letture speciali, letture dei libri speciali che abbiamo in mostra, queste realizzate a cura dei servizi educativi del Comune di Fano, delle insegnanti che ci seguono da sempre in questa rassegna. Abbiamo però anche momenti in cui verranno raccontate delle esperienze di integrazione, ad esempio, come nell'incontro che avremo il 3 aprile, in cui racconteremo 2 anni da favola. Noi e Cappuccetto Rosso, un progetto che ha visto l'integrazione dei bambini, dei servizi educativi, con adulti che invece si vivono la disabilità. Avremo poi anche altre esperienze come il racconto di Sconfinate Realtà, in cui Barbara Zenobi, che è una volontaria dell'Associazione Banca del Gratuito, ci racconterà i suoi 15 mesi in Mozambico ad insegnare l'uso della tastiera e dell'iPad ai bambini ciechi. Avremo però anche altri momenti in cui approfondiremo ad esempio anche con dei laboratori questi temi. Ad esempio dedicheremo un appuntamento agli home book, che sono dei libri che vengono realizzati appositamente per adulti, bambini che appunto nel loro percorso didattico devono appunto studiare, ma che hanno magari delle difficoltà di apprendimento, di attenzione, eccetera, quindi hanno la necessità di avere dei testi più semplificati o che comunque che li aiutino in questo percorso di apprendimento. E sarà quindi la volta della CDH di Fano, che metterà in mostra, perché avremo appunto anche una sezione speciale dedicata a questi home book, quindi tutti li potranno vedere, ma ci sarà anche per questo un laboratorio per imparare come si può realizzare un home book, che non è detto che debba realizzare un insegnante, ma lo può realizzare, molte volte lo realizzano i genitori a casa per i loro bambini. Sfogliando, non vorrei dimenticare altre cose molto importanti, ma perché ce ne sono tanti, abbiamo ecco un'altra mostra ecco, in questo periodo, non abbiamo soltanto la mostra dei nostri libri, ma abbiamo anche la mostra di Libera il Tempo, che è un progetto dedicato insomma, a ragazzi ed adulti che sono appunto sono disabili e che il progetto prevede insomma momenti di incontro in cui loro realizzano dei manufatti oppure fanno delle cose, insomma passano il loro tempo insieme, socializzano e hanno realizzato tantissime cose in questi anni e quindi questo sarà un modo per far conoscere questo progetto e per portare qui in mostra disegni e manufatti che loro hanno realizzato e quindi anche loro ci saranno in modo tale che anche questa esperienza che riteniamo molto significativa nel nostro territorio venga presentata. Altra cosa importantissima per noi quest'anno è che si dilata nel tempo quest'anno il programma, perché non soltanto dall'1 al 6 aprile avremo qui una serie di attività alla Memo, tutte dedicate appunto all'educazione, alla cultura della diversità e della disabilità, ma andremo anche a scuola. Alle scuole proporremo una serie di appuntamenti che due operatrici specializzate, Sabrina
Giovannelli e Caterina Fantoni terranno nelle scuole. Sì, sarà un percorso dedicato alla conoscenza dei libri speciali e alle modalità, insomma, di lettura speciali che vorremmo far conoscere a tutti i bambini, anche quelli che non hanno appunto necessità di questo tipo. E invece una lettura che verrà fatta da Caterina Fantoni, che è una operatrice sociopedagogica, che leggerà un libro, Caterina e i folletti scolastici, che è un libro edito dalla casa editrice Raffaello, che racconta la dislessia, che è insomma un aspetto nuovo ormai negli ultimi anni, che viene riscontrato sempre in più bambini. Quindi insomma è un tema che gli insegnanti conoscono molto bene e che anche i bambini cominciano a conoscere. Però ecco, in questo modo Caterina racconterà che cosa prova un bambino che è dislessico quando si trova davanti ad un testo e quando lo deve leggere, le difficoltà che prova e quindi quello di cui invece avrebbe bisogno. Ecco, tutto qua. Quindi è una rassegna che coinvolge bambini ma anche genitori. Coinvolge bambini, coinvolge genitori, coinvolge educatori, insegnanti, tutti, perché appunto non è rivolta solo alle persone che appunto sono disabili, ma a tutte le altre persone, perché vorremmo che questo in qualche modo ci aiutasse, perché pensiamo che questo debba fare anche la biblioteca pubblica, ci aiutasse a educarci alla diversità. Insomma, siamo tutti diversi, no? Si dice, questa è la cosa forse più vera, e ci vorremmo che, come dire, le persone cominciassero a non avere paura di alcuni aspetti che insomma fanno parte della vita di tutti, e che anche chi comunque ha appunto delle difficoltà, vorremmo che si sentissero accolti in servizi come il nostro. È per questo che abbiamo 4 anni fa iniziato Storie Straordinarie in collaborazione da subito con la GFA, che è il CDH di Fano, e poi a seguire tantissime altre associazioni, servizi del comune che ci hanno seguito e sostenuto nella realizzazione di questo programma, che mi dire, avete visto oggi nella conferenza stampa quante persone, che bella rete sta costruendo, che è una rete che ora non si limita più soltanto a Fano, ma che sta veramente allargandosi anche al resto della provincia, e di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché vediamo che insomma questo è un tema molto che interessa tantissime persone, e che però ecco non ha la fortuna di essere portato insomma alla ribalta nelle notizie quotidiane. Invece dovrebbero essere temi, come dire, un po' più consueti ecco, nel nostro quotidiano. Grazie. Grazie a voi.